Delitto familiare, quello avvenuto all'alba ad Avellino, precisamente al terzo piano di un palazzo in via Sottotenente Iannaccone, nei pressi del tribunale. Un uomo di 85 anni, Gerardo Limongello, ha ucciso la moglie, Antonietta Ficucello, di 83, soffocandola con un cuscino mentre si trovavano ancora in camera da letto, dove è stato ritrovato il corpo ormai esanime. In seguito, l'anziano, ancora in stato di shock, ha raggiunto a piedi la caserma dei carabinieri, dove ha deciso di costituirsi. Gerardo, poco tempo fa, aveva tentato il suicidio, tagliandosi le vene, e secondo le prime ricostruzioni viveva un forte disagio causato dallo stato di salute della moglie, che aveva difficoltà nel deambulare e necessitava di un accudimento continuo che gravava completamente sul marito, poiché la coppia non aveva figli. Le indagini sono tuttora in corso.